Allora, saluto Carlo Vallotto che è in collegamento con me. Carlo, buongiorno, bentrovato. Buongiorno Manuela, ben trovata a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, ovviamente poi andando subito insomma, nell'ambito delle commodity, ti chiedo subito, scusami, velocemente l'apertura delle borse europee è positiva oggi, il FTSE MIB apre con un più 0,55, poi magari facciamo una panoramica, quindi ancora oggi insomma una buona impostazione delle borse, ci buttiamo poi subito sulle commodities, ma i mercati secondo te cosa guardano di più nella giornata di oggi, mercoledì, la Fed o insomma Evergrande tiene ancora più banco? Ma diciamo che sono tutte e due notizie molto importanti. Evergrande sembrerebbe, da voci appunto della Reuters, che abbiano trovato una mezza soluzione, quindi adesso si aspetterà di vedere, insomma, se riescono a risolvere tutto quanto. Dall'altra parte, la Federal Reserve probabilmente non darà grandi, in qualche modo non darà grandi scossoni al mercato, nel senso che il mercato ormai si attende che i tassi verranno aumentati, diciamo, il prossimo anno, insomma, in virtù di quelle che potranno essere i dati macroeconomici, soprattutto l'inflazione e la disoccupazione. Quindi ecco, questi sono i due punti. Il mercato naturalmente sta guardando, al momento, appunto, come hai detto tu, sono positive le borse europee, quindi almeno per il momento, insomma, sembrerebbero tutti tranquilli. Esattamente, infatti tutti tranquilli, ma l'effetto però di Evergrande, perché appunto come detto Carlo parliamo delle commodities, che cosa ha significato proprio per le materie prime? Andiamo un po' per gradi, analizziamo in linea generale e poi ci concentriamo su diciamo, le materie prime che hanno visto più effetti. Ma le materie prime che hanno visto più effetti sono sicuramente le materie utilizzate proprio nelle costruzioni, quindi l'acciaio, il ferro, il rame, Certo. naturalmente, che magari lo possono seguire anche in maniera più da vicina con le piattaforme per il retail. Però ecco, diciamo che questi sono soprattutto i metalli, ecco, che hanno subito maggior flessione, hanno registrato maggior flessioni. Oddio, il ferro, a dir la verità, a onore del vero, era da tempo, insomma, da tempo che è un po' messo sotto pressione. Comunque, ecco, tutto il comparto, chiaramente, ecco, dei metalli industriali, questo sì, sicuramente, diciamo, ha impattato. Il problema di Evergrande ha scoperchiato un po' delle difficoltà che nell'economia, nel ciclo economico, potrebbero mettere in luce appunto, delle difficoltà che la Cina, ecco, deve affrontare, deve iniziare ad affrontare, ecco, insomma, salvataggi di grossi gruppi. Naturalmente non è da oggi, oggi noi sappiamo queste notizie qui, le seguiamo molto più da vicino, Sì. però naturalmente sono da molti mesi, e se non da qualche anno, insomma, che queste difficoltà ci sono, quindi non è che loro non fossero a conoscenza, e questo i mercati naturalmente lo conoscono, lo sanno benissimo, gli grandi investitori. Assolutamente sì. Allora, cosa vogliamo seguire sulla piattaforma Rame? Carlo, credo che insomma, mi verrebbe da chiederti che cosa ha da perdere Rame dopo il crollo di Evergrande. Il rame, diciamo che potrebbe, diciamo, l'impatto principale è la costruzione, il rame è utilizzato nell'elettrificazione, nei cablaggi elettrici, quindi quando si costruisce, adesso in maniera molto elementare, quando si costruisce un edificio, naturalmente vengono utilizzati i cavi di rame per la fornitura di energia elettrica. Quindi ecco, questo potrebbe, diciamo, avere un impatto, anche se io ritengo che, secondo me, ha già scontato, come vi dicevo poco fa, il mercato l'impatto del problema di Evergrande. Comunque, ecco, il fattore delle costruzioni, naturalmente, insieme con tutti gli altri minerali. Però il rame, diciamo che, a mio avviso, sconta diciamo, delle altre problematiche, ovvero una corsa troppo forte in precedenza, soprattutto nell'ultimo, diciamo, nell'ultimo spunto rialzista,
all'inizio di quest'anno, in primavera di quest'anno, quando arrivò addirittura a 480, 4,8 dollari per libra, o 480, dipende dal contratto che si usa. E questo naturalmente, ecco, il grande impatto sul mercato del rame saranno anche le decisioni da parte del governo del Cile, se inserire delle tasse. Naturalmente per guadagnare delle tasse sulla produzione del rame, quindi le miniere saranno un po' messe sotto pressione dal punto di vista fiscale. Rame, il Cile e il Perù sono i due principali, diciamo, i due principali. Un grande problema non soltanto per il settore del rame, ma un po' per tutte le commodity è il costo dei noli dei container che sono balzati ai massimi degli ultimi anni, e questo naturalmente ha un impatto piuttosto importante in generale su tutte le materie prime. Nello specifico, il rame, comunque, il livello di 4 dollari per libra è un livello molto importante, e infatti sta continuando, diciamo, a rimbalzare. Ok, lo vediamo anche graficamente. Carlo, ti chiedo se vuoi condividere la tua piattaforma, così possiamo seguire proprio la tua analisi anche per capire dove si dirigerà, insomma. Certo. Allora, vediamo se ce la facciamo a condividere. Ok, datemi un'ok se vedete la piattaforma, perché dobbiamo. Sta arrivando, aspetta un Sta secondo. Sta arrivando. arrivando, oggi tutto. Eccola qua, con molta Eccola. calma, ma ci siamo, guarda. La vediamo, vai. Perfetto, eccola qui, perfetto. Sì, come vi dicevo, ecco, il rame, diciamo che ha corso un pochino nella prima parte dell'anno. Vedete, quando era arrivato, poi il rame ha fatto tutta questa lunghissima corsa dallo scorso marzo del 2020 fino a proprio 12 mesi dopo. Dopodiché c'è stato quest'ultimo picco rialzista, e diciamo da di lì gli investitori in qualche modo non ritengono che debba crescere al momento al di sopra dei 5 dollari, quindi ecco delle prese di beneficio, però sembrerebbe che, insomma, un po' il fair value, quello che danno il prezzo dei mercati, vedete, è il livello proprio dei 4 dollari, dove più volte, insomma, sembra che ha rimbalzato, e soprattutto c'è la media lunga 200 periodi, dove appunto dove sta rimbalzando in questo momento proprio il prezzo del rame. Sembrerebbe che all'inizio della settimana queste discese al di sotto del valore del valore chiave, appunto, dato dalla media mobile 200 periodi, che un po' rappresenta il prezzo medio in qualche modo annuale, insomma, ecco, un prezzo molto importante. Però gli investitori, insomma, al momento sembrerebbero aver ricoperto questa fase ribassista. Attenzione, perché diciamo che tecnicamente potremmo essere, diciamo, cambiare la nostra analisi al di sopra del valore della trend line, che vedete questa qui gialla, quindi al di sopra dei 4,40, e qui magari ci rincontreremo per valutare l'effettivo della. Certo, assolutamente sì. Senti Carlo, ti faccio un'altra domanda, anzi, altri due aspetti volevo valutare con te. Cosa sta succedendo al platino e al palladio? Perché ovviamente con te parliamo sempre dei metalli preziosi, poi è il tuo focus principale. Parliamo sempre dell'oro, però oggi lo voglio lasciare un attimo da parte, parlare del platino e palladio. Che succede? Non sono più così preziosi? Esattamente, sembrerebbe quasi in qualche modo, questo è il grafico del palladio, sembrerebbe in qualche modo che abbiano perso la loro preziosità. Non è così, naturalmente, sono dei movimenti di mercato. Naturalmente, ad esempio, per quanto riguarda il palladio ha avuto delle performance dal 2016, quindi ha corso tantissimo, insomma. Siamo partiti addirittura da 400 dollari per oncia, siamo arrivati a 3.000 dollari. Vedete, facciamo proprio una panoramica molto lunga. 3.000 dollari, poi anche dal punto di vista tecnico, quando ci sono questi mancati superamenti di questi valori, di queste tecnicamente, per quanto riguarda, e noi trader lo chiamiamo doppio massimo, e quindi la mancanza del superamento, appunto, della continuazione della corsa, ha fatto sì che proprio ci sia questa debacle del palladio. Un po' inizialmente, poi passiamo al platino. Inizialmente, diciamo, c'era stata una mancanza o timore di mancanza da parte
della Norilsk Nickel, che ormai rimane il monoproduttore di palladio, ovvero la Russia, insomma, rimane il player principale nel settore dei metalli preziosi del palladio. Sembrava che ci fossero delle difficoltà di approvvigionamento, poi rientrate, quindi l'offerta è molto forte. La stessa cosa nel palladio, nel platino. Inizialmente sembrava che ci fosse, o meglio ancora, c'era un deficit. Nell'ultimo report, appunto, della società che gestisce queste analisi, ha indicato che addirittura c'è un surplus di produzione in entrambi, diciamo un po' in entrambi i settori, quindi platino e palladio sono scesi molto. A mio avviso, io credo che il platino. Poi apriamo una parentesi molto, molto breve, molto veloce. Naturalmente entrambi sono utilizzati nel settore automotive, quindi è chiaro che una diminuzione delle vendite di automobili hanno impattato molto, molto violentemente sui prezzi. Il platino, la differenza è che verrà utilizzato, ma siamo ancora abbastanza lontani da avere una forte domanda, verrà utilizzato proprio nelle nuove tecnologie ad idrogeno, ma stiamo veramente parlando di idrogeno, parliamo di un altro mondo, quindi probabilmente ci vorranno almeno 10 anni, insomma, se mai verrà sviluppata questa tecnologia green, anche se ad esempio in alcune regioni in Italia, Bolzano mi sembra che abbia addirittura la flotta dei mezzi pubblici ad idrogeno, quindi sarebbe un grande passo avanti. Però al momento, ecco, naturalmente siamo molto lontani da avere una domanda molto forte. Certo, allora Carlo, grazie. Questo è un bel approfondimento. Poi ci torneremo anche su questo, anche perché stiamo aspettando tutti, come dicevamo in apertura, di capire quali altri effetti potrebbero arrivare. Non posso salutarti prima di chiederti del petrolio, naturalmente, perché peraltro sono arrivate anche delle considerazioni dell'OPEC. Sì, esattamente, delle considerazioni dell'OPEC che diciamo che in qualche modo il petrolio ha sentito, insomma, questo valore dei 70 dollari, diciamo che tecnicamente, o meglio tendenzialmente, l'OPEC indica questo valore come un valore abbastanza corretto. Al momento, insomma, nella bilancia, nei piatti della bilancia, diciamo che tra domanda e offerta, insomma, il valore dei 70 dollari sarebbe un prezzo abbastanza buono. Tant'è vero che addirittura, a parte le problematiche derivanti dalle chiusure dei pozzi petroliferi americani a causa della tempesta, però diciamo che la società che gestisce appunto il dato sul numero di perforazioni di petrolio ha indicato che sono in crescita appunto le piattaforme petrolifere, quindi ecco, l'America tornerebbe un pochino all'interno di questo mercato. Quindi 70 dollari al momento sembrerebbe essere un po' il valore chiave per l'OPEC che deve, tra virgolette, usiamo questo virgolettato, lottare per cercare di comprendere quale sarà il futuro, soprattutto della domanda, anche se sono molto ottimisti, nel senso la domanda potrebbe crescere molto di più rispetto all'offerta nel 2022, quindi il prossimo anno, e quindi ecco, prezzi ancora in crescita. Naturalmente noi valutiamo, ecco, se dovessimo appunto dare un'analisi, vedete come questo anche visivamente ci sia questa tendenza al rialzo, quindi monitoriamo, anche se i prezzi sono abbastanza, c'è una forchetta abbastanza grande, ci potrebbe essere un'inversione di tendenza al di sotto dell'area circa dei 60 dollari, 61, nel più breve periodo, ci tracciamo proprio qui in diretta una bella trend line, vedete come sono rimbalzati, e quindi i prezzi, ecco, al momento, dal punto di vista tecnico, potrebbero fare questo pullback, si chiama tecnicamente, quindi continuare questa fase rialzista. Attenzione quindi al valore dei 70 dollari e più sotto dei 60 dollari.
D'accordo, allora Carlo Valotto, grazie, abbiamo fatto una bella panoramica attendendo di capire cosa succederà ulteriormente, quindi come sempre ti ringrazio, ti seguiamo sui tuoi canali e come sempre questo focus sarà a disposizione dei nostri telespettatori sui nostri canali, quindi sul nostro sito lefonti.tv e sulla nostra pagina di YouTube, così chi se lo fosse perso può rigustarselo tutto. Non abbiamo parlato del caffè stamattina, ma insomma... Caffè, questa mattina forse non ce n'era, non è necessario il caffè questa mattina, No, siamo già eravamo già abbastanza adrenalinici, appunto. ecco, vedi, però ce lo prendiamo più tardi naturalmente, così manteniamo alto anche l'attenzione sul caffè. Allora, grazie Carlo Vallotto ancora e ci risentiamo presto sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti voi. Grazie.